quest'anno, dal 14 al 17 di febbraio, la Regione Friuli Venezia Giulia sarà presente alla BIT di Milano, sarà presente con uno stand che sarà ridotto in termini di metri quadri, ma non sicuramente in termini di contenuti. Si punterà sulla multimedialità, si punterà sulla comunicazione digitale 3.0, dove la Regione Friuli Venezia Giulia sta diventando un punto di riferimento riguardo a queste tematiche, riguardo al modo di comunicare verso i nativi digitali. Quindi ci saranno meno grafiche quest'anno nello stand, ma più tools digitali, e si farà una presentazione di tutto quello che è stato fatto e sta venendo programmato per ciò che riguarda lo sviluppo del nuovo sito web della Regione 3.0 con le sue 10 verticalizzazioni e con lo sviluppo delle nuove app con realtà aumentata e ricostruzioni tridimensionali e tutto quant'altro è stato fatto a partire dal Destination Blog Go Live FVG. Anche quest'anno tutte le eccellenze della Regione Friuli Venezia Giulia verranno declinate attraverso lo sviluppo dei vari cluster di riferimento, naturalmente, quindi ci sarà il mare, ci sarà la montagna, ci saranno le città d'arte, ci sarà l'enogastronomia, la grande cultura culinaria friulana, che sarà declinata anche attraverso 4 show cooking che vedranno protagonisti chef importanti delle 4 province del Friuli Venezia Giulia. Naturalmente, poiché noi ci poniamo come un'avanguardia rispetto a tutte le tematiche della comunicazione digitale, si è pensato quest'anno di organizzare delle conferenze che trattassero alcuni temi che noi riteniamo fondamentali per il prossimo anno e che comunque fossero attaccate a queste tematiche. Il giovedì infatti noi svilupperemo 2 tavole rotonde molto interessanti con personaggi di altissimo livello che parleranno di turismo religioso e del ruolo dell'agenzia di viaggio, dell'agente di viaggio nella nuova epoca di internet. Mentre il venerdì si parlerà di comunicazione digitale in senso stretto con 2 panel di discussione molto interessanti. Il primo sarà una conference che si chiamerà Show X Conference e che sarà declinata più o meno sul format delle TED Conference americane, dove 5 conferenzieri di altissimo livello scientifico e molto ben riconoscibili in rete si alterneranno per insomma, declinare alcune tematiche di grande attualità. Subito dopo abbiamo organizzato un panel di discussione su un tema che io ritengo molto importante, che è la comunicazione orizzontale, cioè quella destinata ai nativi digitali, quindi ai millennials, e quindi si aprirà un panel sullo storytelling e sul videoblogging. Anche questo vedrà la partecipazione di personaggi nazionali e internazionali di grandissimo rilievo e molto seguiti sulla rete. I relatori della Show X Conference saranno, come detto, personaggi di grande rilievo. Verrà anzitutto Michelle Bowens, che è forse il più importante guru del peer-to-peer al mondo, è un economista che ha insegnato in tutte le principali università europee e extraeuropee, tra cui Amsterdam, Bruxelles, in Canada e anche in Thailandia, fondatore della Peer-to-Peer Foundation e anche uno degli unici economisti che fu accettato a parlare a Zuccotti Park dal movimento Occupy Wall Street. Dopo di lui avremo Bertram Nissen, che anche lui è un esperto di sociologia e questioni legate a nuove tecnologie, nuove forme di comunicazione e peer-to-peer e open access. Collabora con numerose università milanesi ed è l'animatore del premio culturale Che Fare. Ci sarà poi Giampaolo Colletti, che è anche lui giornalista, scrittore e fondatore del circuito, del più grande circuito che raggruppa le web TV, che si chiama Altra TV. E ci sarà poi Maurizio Codogno, che è l'uomo italiano di Wikipedia, che è la persona che ha in carico il progetto Wiki Voyage, che è un progetto molto interessante legato al turismo.
Il quinto partecipante è un nome d'eccezione perché era Greg Berkey, che è l'esperto americano che ha curato sostanzialmente l'ingresso per la prima volta nella storia del Vaticano, nella persona del Santo Padre, nell'utilizzo dei social media e particolarmente Twitter, quindi è l'artefice di Pontifex. Il panel sullo storytelling e sul videoblogging sarà animato e moderato da Michaela Bandini, che è la principale artefice di can'tforget.it, che è uno dei punti di riferimento nel web di tutto ciò che riguarda la comunicazione digitale e in particolar modo le produzioni di video legate al contributo dei videobloggers. I relatori saranno anche dei personaggi molto importanti. Ci sarà Isa Grassano, che è una giornalista e scrittrice che scrive di queste tematiche e ha vinto numerosi premi letterari. Ci sarà Angelo Pitro, che è il direttore commerciale di Lonely Planet, che è anche una società molto impegnata dal punto di vista del social media editing. Ci sarà Paola Manfredi, che è la social media specialist del gruppo Condé Nast, e Manish Sethi, che è un blogger che arriva da New York, molto conosciuto in rete perché ha uno dei blog più seguiti in assoluto dagli amanti del turismo, è famoso anche per il fatto che riesce a informare su come ottenere biglietti gratuiti su quasi qualsiasi cosa, per cui sarà una testimonianza molto molto interessante. Il panel del turismo religioso tratterà un argomento molto di grande attualità, che sono i cammini, il cammino europeo della fede. Ci sarà tra gli altri un partecipante d'eccezione, che è Monsignor Sanchez, che è il presidente della Pontificia Accademia delle Scienze in Vaticano, che è sostanzialmente l'equivalente vaticano dell'Accademia della Crusca. E anche quest'anno naturalmente la regione Friuli Venezia Giulia si presenta in fiera con tutte le proprie eccellenze e quindi anche con i propri testimonial del mondo della cultura, della musica, dello sport, che saranno presenti in massa come ogni anno, per cui vi do appuntamento, se ci sarete fisicamente presso il nostro stand alla fiera, altrimenti potrete seguire le fasi salienti di tutto ciò che accadrà in fiera in streaming sul sito di Turismo FVG, che è www.turismofvg.it, oppure su tutti quanti gli indirizzi delle web tv che fanno parte del circuito della 3TV che collabora con noi.